Sono io. Ti chiamo per dirti che non tornerò stasera. E credo che non tornerò mai più. Mi dispiace dovertelo dire tramite una segreteria, ma forse è meglio così. Addio. Vieni. Io non ho sorelle. Lei non ha sorelle? Ma io le ho chiesto, ma
chi sto parlando? Lei mi ha risposto, sua sorella. Ha chiamato Marlene? Perché non è sua sorella? Ma che sorella? Quella è una che mi sono fatto tempo fa, una pazzoide spiritualista che dice che abbiamo lo stesso karma e per questo mi chiama fratello. Scusi, io mica potevo saperlo, eh? Mi ha detto, sono sua sorella, mi terà che uno può anche confondersi. Adesso quella mi piomba in casa. Adesso che sa che il campo è libero si precipiterà quella maniaca. Vieni qui adesso. Anche questo mi ci mancava stasera, una ninfomane. Eppure ninfomane. Senti, 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 senti. Adesso basta, basta. Ma voi avete ancora una relazione? Ma come sarebbe una relazione? Ma voglio dire, lei. Lei tradisce la signora Beauchamp? Ma perché la disturba? Ma no, non è bello questo. Ma mi lascia in pace? Io sono sempre stato fedele a mia moglie. E non è che mancassero le occasioni al Ministero delle Finanze. Bene, adesso la richiamo e le dici che mia moglie è tornata. Tutto bene, mia moglie è tornata. Davvero? Dov'è? La conosco volentieri. È una finta, Pignon. Ah! Ma cosa ride, si sbrighi? Com'è il numero? 40-74-29-35. 40-74-29-40. Allora, 40? 74. 64. No, 64, 70, metta, 40. 40. 74-74. 74. 2-9. 9-9. Ma no, 9-9, 2! Rifaccio la capo, rifaccio la capo. Cosa fa, Pignone? Non da capo, la rida capo, 40. 40. 74. 74. 29-29. 29-9-9. Ma no, 29! Pignone, la prego, si concentri. Rifaccio la capo. Ma cosa fa? Non sembra una radio atletica, si sbrighi! 40, 74, 74. E fino a qua siamo sì, la sì, 29, 20. Composto da un 2 e un 9, sì, e infine abbiamo un 35. Come lo gradisce il 35? Preferisce 35 o 35? Faccio si sbrighi! L'ho composta. Suona? No. Ah sì, adesso sì. Allora risponda. E le dico che sua moglie è tornata. Tutto bene, mia moglie è tornata. Pronto, signorina? Sì, l'ho richiamata per dirle che la signora Beauchamp è tornata. Sì, 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 proprio in questo istante, sa? Sì, sta bene. Sì, anche il signor Beauchamp sta bene. Stanno tutti benissimo. Tutti bene. Oddio, il signor Beauchamp ha sempre mal di schiena, ma lo prende di buon animo adesso, sì, sì. Grazie, arrivederci. No, no, veramente no, non sono un amico del signor Beauchamp. L'ho conosciuto perché lui si interessa ai miei modellini. Sì, perché io riproduco, sa? Con i fiammiferi, le grandi opere del genio civile. Sì, ho fatto tante cose, ho fatto la Tour Eiffel, naturalmente. Poi ho fatto il ponte di Tancredi 2 anni, cioè, poi il ponte di Brooklyn. Sto lavorando adesso al Golden Gate di San Francisco. Ma cosa gliene frega lei? Ma lei che fa le domande? Eh? Ne frega come? Molto interessante, invece. Mi tenga il telefono occupato? Mi scusi, no, adesso però la devo lasciare, perché lui mi sta chiamando e io ho paura a lasciarlo lì tutto solo, soletto, nello stato in cui si trova. Oh, madonna! No, ma te l'ho detto che sua moglie è tornata. Ah, sì, quando dico che ho paura a lasciarlo lì tutto solo soletto, perché in realtà lei è uscita di nuovo. Ma no, non se n'è andata via un'altra volta, è solo riuscita per la dentro, per buttare la spazzatura. Sa come sono quelli di noi della spazzatura, che saremmo lì la putta. E adesso è proprio l'ora, mi pare, sì, del lancio della spazzatura. Ma cosa dice? Ariete sono io, sì, Ariete ascendente gemelli. Dove ho la casa? In Ruchard de Gaulle. Scusi, no, lei intendeva la casa astrologica, io non lo so. Non ho neanche la casa di campagna, io sono... Ha finito, sì! Io a niente non dico delle bugie, ma io non sto dicendo bugie, non dico di no! In questo momento però lui sta tirando il filo del telefono ed è molto difficile continuare questa conversazione. Pronto? Pronto? Ha riattaccato! Ha detto arrivo e ha riattaccato. Bravo. Mi dispiace, signor Beauchamp. Non pensavo però che fosse così sveglia di testa. Devo dire che io me la sono giocata anche un po' troppo morta. Io non lo so come lei se la sia giocata. Il risultato è che fra poco quella piomberà qui
le avevo detto di dirle soltanto che mia moglie era tornata. Non era tanto difficile. Dannazione! Mi scusi, è tutta colpa mia. Lei ha fatto quello che poteva, io la ringrazio. Vuole che la richiami? No, per carità! Per carità. Mi aiuti soltanto a arrivare fino al divano, mi passi il telefono e lasci che me la sbrighi da solo. Va bene.